Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Bianco e Rosso TV Sport. Giorni importanti, giorni cruciali per il mondo del calcio. Una partita importante è quella che si sta giocando sui tavoli che contano per decidere del futuro del calcio. Continueremo a parlarne anche in merito alla decisione della Lega di Serie C della scorsa settimana con due personaggi che il calcio lo conoscono molto bene per due motivi diversi. Io vado subito a salutare il giornalista di Sky Sport, Massimo Tech, in collegamento con noi via Skype. Buon pomeriggio. Ciao Barbara, buon pomeriggio a tutti. Tutto Come stai innanzitutto? bene, grazie. La quarantena com'è andata? Sta andando nella maniera giusta, cioè rispettando le regole, rispettando quello che ci è stato chiesto di fare e aspettando di poter rimettere fuori la testa tra poco. Il più presto possibile, anche perché indiscrezioni dicono che la settimana prossima, intorno al 19, si dovrebbe pronunciare definitivamente la FIGC. FIGC che ovviamente è in attesa anche delle linee guida, del protocollo che il governo sta studiando, sta stilando proprio in queste ore. Il famoso decreto rilancio che ovviamente riguarderà anche il mondo del calcio. Qual è la tua sensazione? In che senso si andrà secondo te? Allora, la sensazione intanto che si stia facendo passare un po' troppo tempo, non voglio dire perdere tempo, perché sarebbe ingiusto, ci stanno lavorando scienziati, medici, esperti di diritto, però il problema è che sentire oggi, ancora oggi, il ministro Spadafora dire che dobbiamo riprendere eventualmente il campionato in regime di sicurezza è abbastanza scontato, nel senso che lo sappiamo benissimo. A questo punto vorremmo delle certezze in un senso o nell'altro, quindi credo che sia importante, non dico fondamentale perché i problemi in questo momento sono altri, però è importante riuscire a riprendere il campionato di Serie A, ma in condizioni di grande sicurezza. Però questo ce lo stiamo ripetendo già da diversi tempi. Sappiamo che i primi due protocolli non sono stati accettati perché considerati comunque lacunosi o almeno insufficienti. E quindi comunque si deve arrivare in tempi brevissimi a un accordo perché altrimenti non ce la faremmo a rispettare la scadenza di metà giugno per riprendere eventualmente questo campionato di Serie A. Vedo che sono molte le difficoltà. Mi sembra che i punti di criticità oggi siano soprattutto due: la responsabilità penale dei medici sociali, che dovrebbero accollarsi appunto alla responsabilità di un gruppo squadra abbastanza ampio che non comprende solo i calciatori. E poi il grosso dubbio, cosa succede in caso di positività di un giocatore in corso d'opera? Si ferma la squadra, quindi si rifermano gli impegni di quella squadra, per cui quella squadra ha bisogno poi di recuperare le sue partite. Insomma, non è semplice. Io credo che alla fine ci si riuscirà a riprendere, ci si riuscirà a ricominciare il campionato, però con molte difficoltà, con molta incognita e col pericolo, sempre dietro l'angolo, che ci possa essere un nuovo stop. E questo sarebbe definitivo. Intanto ricordo ai nostri telespettatori, a chi ci sta ascoltando anche su Radio Bari, che potete intervenire commentando sulle nostre dirette, sulla pagina Facebook di Telebari e Radio Bari. A proposito di Spadafora, che oggi si è anche pronunciato, io andrei a leggere Massimo, così magari le commentiamo proprio le sue dichiarazioni, perché oggi è stata presentata un'informativa al Senato. Il calcio dibattito troppo aspro si riaprirà solo in sicurezza, ha detto il ministro. Le osservazioni del Comitato Tecnico-Scientifico per la ripresa degli allenamenti sono numerose, ne cito tre, dice Spadafora. La prima chiede che in caso di emergenza un positivo tutta la squadra sia messa in quarantena, l'altra è quello di affidare responsabilità notevoli ai medici per il rispetto del protocollo. Quindi si richiede che sia posta attenzione sul fatto che l'enorme mole di tamponi e test non impatti sui cittadini, perché questo è un altro tema, no? Come dicevi bene tu prima, in caso in cui dovesse esserci soltanto un caso positivo all'interno della squadra, che si fa? Si stoppa tutto? Allora c'è la possibilità magari di fare tamponi a tappeto, però poi il cittadino, la persona che è estranea al mondo del calcio, come reagirebbe? Il calciatore sì e a me no? Sì, indubbiamente Barbara, ci sono delle pressioni molto forti da parte del mondo del calcio affinché si riprenda a giocare, però queste pressioni non devono superare il buon senso, non devono superare i motivi di opportunità e tutto quello che sta passando il paese. Il problema dei tamponi indubbiamente è un altro di quelli, non ne abbiamo parlato pochi istanti fa, ma è sicuramente un altro dei problemi perché
non si riesce ad averli per persone che magari hanno il dubbio di essere ancora contagiose o no, e invece il mondo del calcio, in virtù della sua possibilità anche di comprarli, quindi di spendere dei soldi che magari le ASL o le persone normali non possono sostenere, lo possono fare. Quindi anche questo è un problema. Credo che anche l'altro problema sia quello della clausura, no? Cioè del rinchiudere gruppi squadra per 15 Sì. giorni in totale isolamento, in totale chiusura, dal resto del mondo. Anche questo è un problema che non, cancella completamente il rischio, la possibilità che ci sia un nuovo caso positivo all'interno di questo gruppo. Come vedi, in pochi minuti abbiamo esaminato diverse criticità, diversi problemi, ma tante altre ne possono venire fuori. Questo ci rende molto, come dire, dubbiosi, scettici, perplessi sulla possibilità che si riprenda a giocare. È una ripartenza come tutte le altre attività, quelle dei bar, quelle dei ristoranti. In questi giorni vediamo tante difficoltà, tante criticità, no? Dei piccoli e medi e grandi imprenditori che non riescono a riprendere. Credo che il calcio passi attraverso una ripartenza generale del paese. Ma tutto questo ovviamente deve essere fatto in sicurezza, senza rischi e senza la minima possibilità di sbagliare più, perché adesso da ora in poi ogni errore potrebbe essere molto, molto critico. Eh già, intanto la Serie A è già ripartita con gli allenamenti, seppur individuali, lo stiamo vedendo anche sui social che grazie a Dio ci informano, oltre ovviamente alle TV, su quello che accade anche sui campi di calcio. La ripresa di Zaniolo, uno tra tutti questa mattina. La Serie C intanto però è ancora bloccata, come ben si sa, dal 18 maggio si potrebbero, anzi il condizionale d'obbligo oggi, riprendere gli allenamenti in gruppo, però questa è una decisione, lo ricordiamo, che potrebbe essere presa e dovrebbe essere presa nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Massimo, non so se stai seguendo, sicuramente lo starei facendo, tutta la polemica che si è creata intorno alla decisione della Lega Pro sul come continuare, anzi sullo stop del campionato, la decisione poi della media punti per l'avanzata della quarta squadra in Serie B, quindi la promozione. Decisioni quelle prese durante l'incontro avvenuto la settimana scorsa, che però in FIGC non sono piaciute. Sì, questo è un problema veramente grosso, nel senso che ci sono centri importanti che si trovano esclusi, altri che si trovano così premiati dalla promozione. E devo dire che è un problema questo ancora più grosso. Mentre la Serie A ha delineato degli scenari di prosecuzione, di continuazione del campionato in maniera abbastanza netta, il problema quando si va a scendere nei campionati diversi dalla Serie A diventa ancora più grosso. È stato scelto un criterio. Io francamente non so se sia quello giusto o se invece presti il fianco a reclami, a ricorsi, a recriminazioni di altre società. È difficile immaginare uno scenario in cui noi cominciamo a giocare attorno a un tavolo, una partita a carte, poi all'improvviso questa partita viene interrotta e si devono escogitare o vengono escogitate delle misure, soluzioni per andare a continuare a concludere questa partita con regole diverse da quelle che abbiamo stabilito all'inizio. È una cosa abbastanza indigesta, è difficile da farla capire e da spiegarla. Quindi qualsiasi soluzione, credo in questo momento, presterebbe il fianco a reclami, ricorsi, recriminazioni, proteste, eccetera. Qui devono anche essere le società, non dico a mettersi d'accordo perché è praticamente impossibile, però a trovare tutte insieme una via d'uscita, che al momento non so se potrebbe essere quella che è stata già predisposta dalla Lega di C. Veramente devo dire, è un problema questo che comunque da qualsiasi punto lo si guardi, non ha una soluzione facile. Qualsiasi decisione, lo abbiamo sempre detto anche qui, si possa prendere, comunque scontenterebbe qualcuno. Ne continuiamo a parlare tra poco. Massimo, ti chiedo di aspettare insieme a noi, andiamo in pubblicità. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io.
per accogliere i nostri clienti in totale sicurezza e serenità e per dedicarti tutto il tempo che meriti, abbiamo fatto di più. Abbiamo modificato l'orario di vendita e service dalle 8 alle 19 non stop. Adesso ti aspettiamo in Volkswagen Zentrum Bari. Go Up, va più in alto. Go Up, noleggio piattaforme aeree, autoscale, ponteggi bicolonna e monocolonna, bilance a funi sospese, impalcature, camion gru, potenza e tecnologia al miglior prezzo. Fai volare alto la tua attività edile. Go Up ha tutte le soluzioni per te. Go Up, autonoleggi per l'edilizia, via Fanelli 285 Bari, info 080 548 12 25. Go Up, salire di livello. Those who want to be like children, are really easy to recognize. They simply want to stay forever connected. They simply want to stay forever connected. Devi avviare un nuovo cantiere? Devi far fronte a situazioni impreviste? Hai mai pensato di noleggiare per avere macchinari sempre all'avanguardia? Ora puoi! E per quanto vuoi! Per un giorno, per una settimana, per un mese! La SG Service Sud è leader nel settore edile, stradale e movimento terra. Concessionaria dei marchi Takeuchi, 10, Mosa, Compeir, Atlas, Simex. Offre servizio di assistenza e ricambi. Scopri di più! Vieni a trovarci a Modugno Bari oppure contattaci allo 080 537 5 521 o visita il nostro sito www.sgservicesud.it. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Pensa Hybrid. Guida Suzuki. L'ibrido del futuro è già qui. Tecnologia Suzuki Hybrid. A 13.600 euro con tutto di serie. Solo da Car Service Bari. Concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BART. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari. Nel cuore di Bari. Caffè Creme è l'esperienza sensoriale che aspettavi. Caffè Creme Academy è accademia del gusto per appassionati, cultori, professionisti. Formazione certificata della prestigiosa tradizione del miglior espresso italiano e non solo. Non chiamarla solo Academy, è Caffè Creme. Caffè Creme Academy è in via dei Bucaneve M3 a Modugno Bari. www.caffecreme.it. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Eccoci in diretta, pronti per ricominciare la nostra chiacchierata in compagnia del giornalista di Sky Sport Massimo Tecca. Vi ricordo che per intervenire potete interagire con noi sulle dirette, sulle pagine Facebook di Telebari e Radio Bari. Qualche messaggio è già arrivato. Massimo, ci siamo lasciati sulla scelta, sulla decisione poi della Lega Pro di affidare alla Media Punti il criterio di valutazione per la promozione. Un criterio che è stato adottato anche in Francia. Però pare che molte società abbiano fatto ricorso, un numero talmente tanto importante che a quanto pare sta facendo riflettere sul fatto di fare magari retrofront. Sì, come dicevamo, quando si
quando si cambiano le regole in corso di un gioco, di una partita, o in questo caso di uno sport che ha molte ripercussioni anche a livello economico, si va incontro a delle proteste, a dei ricorsi, a dei reclami, eccetera. Francamente io non, è una situazione talmente anomala, talmente originale, che non saprei neanche indicare la via giusta per uscirne. È difficile, non si riesce a valutare freddamente, e la media punti mi lascia molto perplesso, perché è chiaro che abbiamo visto che le società che sono state indicate come quelle promosse avevano dei vantaggi notevoli sulle altre per quanto riguarda i gironi, però è un discorso che si interrompe quando il campionato è ancora in corso, quando teoricamente ci potevano essere delle squadre che avevano impostato la loro preparazione su un venir fuori nella parte finale della stagione, lo abbiamo visto tante volte, esatto. Sia in positivo sia in negativo, e quindi veramente faccio fatica a trovare una soluzione che metta d'accordo tutti quanti, e credo che la stessa difficoltà la trovino anche gli organi che devono poi decidere, quelli che devono stabilire come sarà la composizione dei calendari nel prossimo anno. Vado a leggere qualche messaggio che ci sta arrivando. Ad esempio, un altro tema che il nostro telespettatore Gianni reclama è quello delle retrocessioni, perché ci scrive: ma poi le 4 di B chi decide di farle retrocedere? Questo è un altro grande punto interrogativo, perché a quanto pare l'indirizzo della FIGC sarebbe quello di non bloccare le retrocessioni, quindi è un problema anche da quel punto di vista. Sì, mentre allora in caso di prosecuzione della Serie A noi avremo un quadro abbastanza definito, dichiarato, delineato delle squadre che andrebbero B. Poi tutto quello che succede sotto è tutto da stabilire, perché per esempio se la B non riprende, e vedo che ci sono molte difficoltà a far riprendere il campionato di B, ancora maggiori di quelle che riguardano la Serie A, diventa un problema stabilire anche le 4 retrocesse. Non credo che sia possibile bloccare le retrocessioni. In ogni caso bisognerebbe passare attraverso una riforma dei campionati, che al momento è un problema ulteriore. Cioè, qualsiasi scenario diventa difficile da pronosticare, da immaginare o anche da disegnare. Questo delle retrocessioni o dell'eventuale blocco delle retrocessioni è un problema ulteriore, va a ripercuotersi ovviamente sui campionati al di sotto della Serie A. Tra l'altro la riforma dei campionati è uno dei punti di discussione che dovrebbe rientrare nel famoso decreto rilancio su cui ricordiamo il governo sta studiando, perché poi dici bene, è più facile, più semplice, no? Immagino, Massimo, per i club di Serie A, che hanno anche un peso e una forza economica diversa da tutti i club di Serie B o anche di Serie C, perché anche in caso playoff, ad esempio in Serie C, si sta ponendo anche il problema che alcune squadre, alcune società non abbiano appunto la forza economica di poterli affrontare. Sì, questo è un ulteriore inconveniente, nel senso che molte società al di sotto della Serie A farebbero fatica quelle di Serie A in caso di mancata prosecuzione, faranno fatica a continuare quelle dei campionati più in basso, quindi Serie B, Serie C, penso soprattutto a chi fa attività giovanile, quindi ha la minore incidenza, il minor rapporto tra costi e ricavi, nel senso che il ricavo è minimo per chi fa soprattutto attività giovanile, è un'attività quasi promozionale, no? Di divulgazione di questo sport a livello dei giovani. Penso anche al calcio femminile, che ha probabilmente criticità ancora maggiori. C'è una ricaduta dal punto di vista economico che investe tantissimi club in quelle che sono le serie minori rispetto alla Serie A, quindi la preoccupazione è grande. Arrivati a questo punto della stagione, immaginare che il governo metta mano anche a questo problema è doveroso, direi, così come si sta facendo carico delle piccole imprese, dei piccoli imprenditori, dei bar, di chi fa ristorazione, di chi fa attività a livello sportivo, a livello di circoli, di società, è così venire incontro, aiutare anche queste piccole società che si muovono veramente su margini di ricavo minimi, sarebbe, credo, sacrosanto.
Massimo, al di là delle scelte che poi verranno fatte, delle considerazioni che poi ognuno di noi sta facendo e lo fa soprattutto con chi ci segue, no? Perché poi è ovvio che ciascuna tifoseria vorrebbe la scelta migliore per la propria squadra. Personalmente, sì. Massimo Tecca, che cosa preferirebbe accadesse? Ma per quanto riguarda la Serie A, dici? Beh, sì. Io credo che in una fase di ripartenza del paese, quella che stiamo vivendo, che è quella più difficile, se ci pensi bene, perché finora, diciamo, tutti chiusi, tutti a lavorare, chi ha potuto farlo in smart working o comunque in condizioni di sicurezza, va bene. Questa fase è quella più delicata, perché ci impone un equilibrio che è molto sottile tra il riprendere le nostre attività e farlo in condizioni di sicurezza, quindi senza rischi per noi e per gli altri, e quindi mascherine, distanze, contatti sociali ridotti al minimo, purtroppo, ahimè. Credo, dal mio punto di vista, che sarebbe importante riavere il campionato, così come riavere i ristoranti, i bar, i negozi, la possibilità di uscire, di trovarsi, ma, ripeto, in condizioni di grande sicurezza, quindi prendendo delle precauzioni che purtroppo abbiamo visto in questi giorni, in alcuni casi non sono state rispettate, mi riferisco anche a grandi città come Milano, Roma, Napoli, e quindi modificare il nostro stile di vita va bene, dobbiamo assolutamente farlo, dobbiamo rispettare le regole, dobbiamo muoverci in regime di grande sicurezza, però credo che la ripartenza del campionato potrebbe essere anche un motivo per tornare magari a sorridere, a scherzare, per riprendere un po' contatto con quella che è la nostra vita normale, con quella che è stata fino a pochi mesi fa la nostra vita normale. Ripeto, senza mai mettere in discussione, senza mai mettere a rischio, a repentaglio, in condizioni di pericolo, la salute degli addetti ai lavori, tutti quanti quelli che si troveranno a lavorare. E purtroppo, a porte chiuse, ovviamente, almeno immagino fino a gennaio dell'anno prossimo. Senti, ti vado a leggere delle proposte di un nostro ascoltatore che sono molto divertenti. Fabri dice: facciamo i playoff con solo le squadre che se la sentono, oppure giochiamocele ai rigori, una mega giornata di sport, tutto in un giorno, almeno ci divertiamo, no? Perché no? Sì, questa nella parte, diciamo, ludica è fantastico, nel senso che ci troviamo in un giardino, in un parco, e possiamo fare quello che vogliamo, ma non dimentichiamo che ci sono in ballo interessi molto forti, no, dal punto di vista economico, ci sono in ballo questioni molto importanti, ci sono differenze di soldi tra chi va a giocare l'Europa e chi non ci va, tra chi retrocede e chi rimane in Serie A, tra chi vince lo scudetto e chi va in Champions League. Ci sono equilibri molto, molto sottili che bisogna cercare comunque di mantenere, quindi se è possibile riprendere comunque a giocare in condizioni di sicurezza. Se questo non sarà possibile, o se dovesse capitare magari un caso positivo alla ripresa del campionato, e allora a quel punto dovremo per forza di cose arrenderci e programmare un futuro diverso a partire da dopo l'estate. Questo è lo scenario che immagino. Massimo, noi siamo quasi in chiusura, tra poco ci salutiamo, però mi sento di chiederti quanto ti è mancato il campo. È parecchio, parecchio, perché poi il campo significa tante cose, significa il contatto con gli addetti ai lavori, il contatto con la gente, per noi è importantissimo, anche prima di una telecronaca a volte scambiare due parole con il tifoso ti dà una profondità di vedute che magari non hai, sei concentrato sull'evento, ma chi la vede in maniera passionale da una parte e dall'altra ti dà modo anche di valutare situazioni diverse, ti dà modo di affrontare la partita con una sensibilità diversa. Questa è forse la cosa più importante che è mancata, il contatto con la gente, che purtroppo continueremo appunto fino a gennaio, perché non si potrà riprendere a vedere gli stadi, a frequentare gli stadi pieni. Purtroppo abbiamo avuto delle esperienze negative in questo senso, parlo di Atalanta-Valencia, parlo della spedizione dei tifosi spagnoli dell'Atletico, mi sembra, in Inghilterra, che comunque hanno provocato dei nuovi focolai di contagio. Quindi dovremo fare molta attenzione, purtroppo, lo dico con tre volte purtroppo, a riammettere i tifosi negli stadi. Ci mancano tantissimo, commentare una partita a porte chiuse è veramente doloroso, è veramente triste, perché è una recita che va in scena senza pubblico ed è bruttissimo anche dal nostro punto di vista. Quindi l'augurio è quello che questi mesi passino in fretta, che si trovi
trovi un vaccino, che si riesca soprattutto a rimettere tante persone in uno stadio, così come in un teatro o in un'arena per un concerto, in condizioni di sicurezza, senza rischi per nessuno, ma questo veramente è la cosa che ci è mancata di più. Parlo dal punto di vista personale, ma credo di interpretare anche il pensiero di tanti colleghi. E allora io ti ringrazio Massimo per essere intervenuto, spero ti abbia fatto piacere, insomma spero di risentirti presto, magari di rivederti, quando potremo tantissimo. Magari rivederci. Senz'altro, a presto, buon lavoro. Grazie ancora Massimo Tecca, grazie, buon lavoro anche a te, sperando di rivederti presto in campo. E noi intanto ci prendiamo davvero qualche istante di pausa, torniamo tra pochissimo con un altro ospite, un altro uomo di calcio, parlo di Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, a tra poco. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Go Up, va più in alto. Go Up, noleggio piattaforme aeree, autoscale, ponteggi bicolonna e monocolonna, bilance a funi sospese, impalcature, camion gru, potenza e tecnologia al miglior prezzo. Fai volare alto la tua attività edile. Go Up ha tutte le soluzioni per te. Go Up, autonoleggi per l'edilizia. Via Fanelli 285 Bari, info 080 548 12 25. Go Up, salire di livello. Those who want to be like children, are really easy to recognize. They simply want to stay forever connected. They simply want to stay forever connected. Devi avviare un nuovo cantiere? Devi far fronte a situazioni impreviste? Hai mai pensato di noleggiare per avere macchinari sempre all'avanguardia? Ora puoi, e per quanto vuoi, per un giorno, per una settimana, per un mese. La SG Service Sud è leader nel settore edile, stradale e movimento terra, concessionaria dei marchi Takeuchi, Dieci, Mosa, Compair, Atlas, Simex. Offre servizio di assistenza e ricambi. Scopri di più, vieni a trovarci a Modugno Bari, oppure contattaci allo 080 537 5521 o visita il nostro sito www.sgservicesud.it. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Pensa Hybrid. Guida Suzuki. L'ibrido del futuro è già qui. Tecnologia Suzuki Hybrid a 13.600 euro con tutto di serie. Solo da Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Caffè Crème è l'esperienza sensoriale che aspettavi. Caffè Crème Academy è accademia del gusto per appassionati, cultori, professionisti. Formazione certificata della prestigiosa tradizione del miglior espresso italiano e non solo. Non chiamarla solo Academy, è Caffè Crème. Caffè Crème Academy è in via dei Bucaneve M3 a Modugno Bari. www.caffecreme.it. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende.
E rieccoci in diretta con il nostro biancorosso TV Sport. Vi ricordo che per intervenire potete scrivere i vostri commenti, le vostre domande sulle dirette, sulle pagine Facebook di Telebari e Radio Bari. Come annunciato, vado a dare subito il benvenuto ad Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC, un uomo di calcio, soprattutto uno che Bari la ama davvero tanto. Benvenuto Antonello. Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. Il profumo di Bari mi fa bene. Io sono un emigrante di Urso, ma il profumo di Bari mi fa bene, mi fa piacere. E questo fa piacere soprattutto a noi. Ovviamente possiamo soltanto parlare, no? Usando il condizionale di futuro del calcio, perché sarà deciso nei prossimi giorni. Probabilmente, lo ricordiamo, il 19 maggio la FIGC si potrebbe esprimere appunto e prendere decisioni anche in virtù dei protocolli che saranno poi siglati dal governo nel decreto rilancio, in cui rientra soprattutto il mondo del calcio. Una macchina che si potrebbe rimettere in moto il 18 maggio, però i dubbi sono tanti, soprattutto per quello che riguarda la Serie C, Antonello. Beh sì, la Serie C è certamente, diciamo, insieme alla Lega Dilettanti, il settore più in difficoltà. Io mi auguro che si possano disputare almeno i play-off e i play-out per mettere fine in maniera seria a questo balletto a cui stiamo assistendo in questi giorni, veramente sgradevole. E soltanto il verdetto del campo, secondo me, è quello che può mettere tutti d'accordo. Ovviamente lo dico da appassionato del Bari, anche se qui non parlo da tifoso del Bari, non so quanto il Bari possa sperare in una promozione sul campo, però c'ha tutti i numeri la squadra adesso, dopo un avvio stentato che ci sta costando poi anche nella classifica. Credo che la squadra abbia trovato una certa quadratura e mi auguro che i play-off, sia pure in forma ridotta, se non si potranno fare regolarmente, come sarà molto difficile fare, esprimeranno il vero verdetto, l'unico giusto e possibile, quello del campo. Il campo, dopo tutto, è sempre il giudice supremo e speriamo che lo sia anche in questo caso. Dicevi bene, sono giorni di polemiche, soprattutto tra Lega Pro e FIGC, che a quanto pare non è d'accordo con le decisioni prese durante la riunione della scorsa settimana. Allora facciamo una cosa, andiamo a sentire le ultime dichiarazioni del presidente della Serie C, Ghirelli, rilasciate a Gianluca Di Marzio, e poi le commentiamo insieme. È evidente che va il sistema riequilibrato sulle partite. Questo è stato fatto negli ultimi due campionati che mi ricordo io con questo metodo. Questo metodo è stato validato dal Consiglio federale per almeno negli ultimi due in cui io c'ero, e quindi questa è la procedura. Poi vogliono ricorrere, ricorrono e faranno valere, se le avranno, le loro ragioni. Io credo che il Consiglio federale contraddirebbe i criteri che sono stati validati nelle precedenti campionati. Vediamo. Il criterio a cui fa riferimento Ghirelli è ovviamente quello della media punti, però utilizzato in maniera diversa, vero Antonello, nelle scorse anni? Non ci siamo, perché Ghirelli, io capisco le sue difficoltà, capisco il suo ruolo molto delicato, ma Ghirelli continua a mettere insieme due fattispecie completamente diverse. Quella del regolamento dei play-off, che è di competenza della Lega, e quello di una norma federale sulla base della quale decidere la quarta promossa, compito che è esclusivamente del Consiglio federale. L'altro giorno alla Gazzetta del Mezzogiorno, dichiarazioni non smentite, ha detto quello che ha detto poco fa: la media ponderata è da regolamento, è già stata utilizzata, si tratta di un coefficiente utilizzato, quindi ratificato dal Consiglio federale, ma ratificato in un'altra fattispecie, cioè in presenza di regolari play-off. In presenza di regolari play-off, quel criterio è stato adottato e ratificato dal Consiglio federale all'interno del regolamento di Lega per decidere in fase nazionale dei play-off la quinta testa di serie e la sequenza delle gare, prima in casa, poi in trasferta, prima in trasferta e poi in casa. Sono due fattispecie completamente diverse. Con questo criterio della media punti, nella storia del calcio italiano,
non è mai stato assegnato alcun titolo quale può essere considerato una promozione in B a tavolino, perché la norma, contrariamente a quello che dice Ghirelli, non è una norma della federazione, è una norma del regolamento interno della Lega che ai fini federali, della normativa federale, delle NOIF, norme organizzative interne federali, non ha alcun valore. Il documento della Lega, peraltro molto contrastato, perché quell'assemblea ha riportato 23 voti favorevoli, 16 contrari, 17 astenuti, quel documento è un documento di proposta della Lega. La Lega propone di adottare, per scegliere la quarta squadra da promuovere, quel criterio, ma non tocca alla Lega farlo. E se la federazione deciderà e discuterà su come fare, deve scrivere una norma nuova che attualmente non esiste. Questo è il grande equivoco, sgradevole, ti dico la verità, sgradevole, nel quale insiste Francesco Ghirelli, che pure è un uomo di grande esperienza e di grande conoscenza, ha fatto come me il direttore generale della Federcalcio, quindi le norme le conosce perfettamente. Qui si tratta di due fattispecie completamente diverse, che lui un po', come dire, strumentalmente, un po' furbescamente mette insieme. E comunque la titolarità a decidere non è della Lega di Serie C, la titolarità a decidere è del Consiglio federale, che si riunirà la prossima settimana, può darsi che decida subito, può darsi che rinvii, dove sono rappresentate tutte le componenti del calcio, perché quello del calcio italiano, come sappiamo, è un sistema di vasi comunicanti. Non ci sono soltanto gli interessi della Lega, non è un compartimento stagno. C'è la Lega dilettanti, che non vuole rinunciare giustamente alle nuove promozioni. C'è la Lega di B, che deve decidere come fare i play-off e i play-out. Cioè, ci sono una serie di problemi che soltanto il Consiglio federale può risolvere. Non è un problema della Lega di Serie C, è un problema di vasi comunicanti di tutta la federazione. Quindi da questo punto di vista bisognerà aspettare il Consiglio. Voglio dire con estrema franchezza, perché facciamo a capirci come dicono da queste parti, io non sto dicendo e non sostengo che il Bari abbia diritto a essere promosso in Serie B come quarta squadra, assolutamente, non è questo il problema. Le soluzioni sono quattro, tutte a discrezione del Consiglio federale. Una, che si svolgano i play-off e i play-out, sia pure in forma ridotta, e quindi il verdetto del campo, che è la cosa migliore che io personalmente, ma tutte le persone che amano il calcio, auspicano. Due, che il Consiglio federale decida il sorteggio, perché si potrebbe anche decidere così, cosa che personalmente non condivido e ne ho già parlato in altre occasioni. Terza ipotesi, che si decida il criterio della media ponderata, quella che propone la Lega di Serie C, ma bisogna scrivere una norma, non è automatico, non c'è nessuna regola oggi che autorizza questo principio e quindi l'applicazione di questo principio, che favorirebbe in questo caso il Carpi, come sapete, a danno del Bari, ma anche a danno della Reggiana, del Modena, della Carrarese, che protestano quanto il Bari. Ultima cosa, che può darsi che si verifichi, adesso leggeremo questo decreto rilancio del governo, come nel 2003 e nel 2004, quando il presidente Carraro, facendo un torto clamoroso a Martina Franca, decise di portare dalla C2 alla Serie B la Fiorentina, mentre il diritto era del Martina Franca, sulla base di un decreto del governo, ci vuole un decreto del governo oppure una norma contenuta nel decreto rilancio che sta per uscire, in cui la federazione venga autorizzata a decidere autonomamente il criterio per la promozione, per gli organici e per quindi la composizione dei campionati in deroga alle leggi attuali. Queste sono le uniche soluzioni. Dire che automaticamente si applica oggi il criterio della media punti perché è da regolamento è una grande falsità, non esiste. Non è così, perché la regola non esiste oggi. Andrebbe al massimo scritta con l'accordo di tutti, la Serie A, la Serie B, la Serie C, la Lega dilettanti, gli arbitri, i calciatori e gli allenatori in Consiglio federale. Anche perché il discorso mi pare semplice, no? Se ci fosse stata una norma non ci sarebbe stato bisogno di un'assemblea e quindi, ecco, una votazione di tutte le società. Vorrei capire a Ghirelli, nessuno gliel'ha chiesto, neanche il buon Di Marzio, ma se ci fosse la norma che lui vanta o che cerca di accreditare,
perché la Lega di Serie C ha votato? Che bisogno c'era di votare in assemblea se c'era una norma già esistente soltanto da applicare? Ripeto, quella della Serie C è una legittima proposta, sia pure non di maggioranza, perché su 56 votanti soltanto 23 hanno detto sì, ma è una proposta, non è competenza, non è titolarità della Lega, toccherà al Consiglio federale decidere. E non è detto che questo favorirà il Bari, sia chiaro, lo dico, lo ripeto con estrema franchezza. Antonello, credi che la scelta delle società che hanno votato per la media ponderata sia legata anche a una preoccupazione, anche economica, di non poter sostenere poi eventualmente dei play-off? Ma guarda, certamente c'è una grande preoccupazione nella Lega di Serie C, anche l'idea di bloccare le retrocessioni sostenuta in quello stesso documento in cui si parlava della media ponderata è stata già bocciata ampiamente dalla Lega Dilettanti, che la Lega Dilettanti ha il diritto di far salire 9 delle sue squadre in Serie C. Quello che si può fare, ipotizzo naturalmente, quello che si può fare è di prevedere in caso di carenza di organico e quindi di società che si ritirano o non riescono ad iscriversi, un diritto di precedenza nei ripescaggi alle retrocesse dalla Serie C. Questa è una cosa che si può fare, fermo restando, parliamoci chiaro, che il tetto dell'organico della Serie C deve rimanere a 60 squadre. Ci riempiamo la bocca da anni sul fatto che il calcio professionistico o il settore professionistico vada ridimensionato, si parla addirittura di una Serie C a 40 squadre. Andare oltre le 60, proprio in questa situazione, proprio quest'anno, contro ogni tendenza, sarebbe veramente incredibile, assurdo e impraticabile. Tra l'altro, come dicono bene alcuni nostri telespettatori che intanto ci scrivono sulla nostra diretta, chi non può affrontare eventualmente i play-off, chi non li può sostenere economicamente, poi come può pensare di affrontare eventualmente una Serie B? Una domanda legittima. Tieni conto che ovviamente è una situazione questa, come sappiamo tutti, non soltanto dolorosa per motivi molto più seri del calcio, ma dolorosa anche per il calcio, difficile anche per il calcio dal punto di vista economico, e quindi una delle cose che la federazione sta pensando di fare insieme alle leghe, in questo caso la Lega di C è in prima figa, è di abolire le fideiussioni per l'iscrizione, di tagliare le tasse per l'iscrizione al campionato. Queste sono tutte misure che possono dare fiato alle società sul piano legislativo. Io ritengo, l'ho detto sempre, che il calcio italiano dalla Serie A alla Serie C, i dilettanti sono un'altra cosa, perché svolgono un ruolo sociale fondamentale, sono le squadre dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei nostri amici. Tolta la Lega Dilettanti, il calcio italiano, secondo me, non può pretendere in questa situazione una lira, un euro dallo Stato, sarebbe, secondo me, indecente. Quello che si può pensare di fare, a parte l'1% sulle scommesse, in modo da dare un po' di fiato soprattutto alla Serie B e alla Serie C, è di prevedere la cassa integrazione anche per i calciatori di Serie C, molti dei quali sono al di sotto dei 50.000 euro lordi l'anno. Qui non parliamo di Cristiano Ronaldo, parliamo di giocatori che guadagnano 30, 36, 40.000 euro lordi l'anno. E poi soprattutto delle agevolazioni di tipo fiscale, con il credito d'imposta, con certi benefici fiscali, con certe detassazioni. Questo può dare fiato alla Serie C, che sta vivendo un momento drammatico, e anche per questo capisco le difficoltà di Ghirelli a gestire una situazione che vede le società in allerta. Fatto sta che in ogni caso saranno, se dovessero esserci, dei play-off anomali, perché ricordiamo che per tornare alla normalità, insomma, ci vorrà del tempo anche per il mondo del calcio, saranno play-off a porte chiuse e insomma ritornare al calcio come era qualche mese fa richiederà del tempo, e questo fa, sì, diciamo, c'è dubbio, un po' male, ma, no? Ma meglio i play-off ridotti, meglio le porte chiuse e il male minore rispetto al sorteggio, rispetto alla media ponderata. Certo, se non si dovesse poter giocare nemmeno un play-off ridotto, bisognerà trovare questo criterio, ripeto, facendo ex novo una norma che attualmente non esiste. A proposito della media ponderata, lancio lì una riflessione abbastanza banale che abbiamo fatto tutti. È un criterio comunque che va a ribasso e che premia chi ha giocato di meno e quindi in qualche modo ha rischiato di meno, perché il Carpi di partite ne ha fatte 26, la Reggiana 27, il Bari 30,
voglio dire, c'è anche questa disparità. Allora, fermare a 26 significa sì calcolare le partite uguali per tutti, le giornate uguali per tutti, ma con una scelta a ribasso, perché ovviamente ci sono squadre che hanno giocato di più e squadre che hanno giocato di più in trasferta. Certo, è una media ponderata, era una considerazione che avrei fatto tra poco, una media ponderata comunque falsata, visto lo stop poi di alcuni gironi, del campionato di alcuni gironi prima rispetto a quello del, esatto, del Bari. Di questa cosa ovviamente non si è tenuto conto ed è per questo che molte società, Bari ma anche Reggiana, stanno facendo giustamente rumore intorno alla vicenda, sostenuti soprattutto dai giocatori, insomma, che non vedono l'ora di giocarsela sul campo. Ma sì, certo, ripeto, nessuno può negare, credo che almeno su questo siamo tutti d'accordo, che l'unico criterio vero, l'unico verdetto sincero, autentico, è quello del campo. Quindi cerchiamo di organizzare i play-off e i play-out, naturalmente, i play-off sia pure in forma ridotta, di tornare in campo. Tra l'altro la Serie C, a differenza della Serie A, non ha vincoli particolari di calendario internazionale, quindi potrebbe tranquillamente programmare i play-off da metà luglio in poi, giocando tutta la seconda metà di luglio e tutto il mese di agosto se necessario, quindi anche con una, come dire, con una, un gradimento particolare dei tifosi, sia pure a porte chiuse, ma ci sono le televisioni che trasmettono le partite di calcio. Quindi la Serie C non ha questo vincolo di sbrigarsi, perché il campionato non ha l'obbligo di rispettare delle scadenze internazionali come per la Serie A, dove per esempio in Champions ed Europa League rischiamo di fare veramente il botto, perché se non si riprenderà a giocare in Serie A, le nostre squadre di Champions League, Juventus, Atalanta e Napoli, ed Europa League, Roma e Inter, rischiano di non poter disputare la fase finale della Champions e dell'Europa League, che invece la UEFA sta organizzando e organizzerà. Insomma, per la Serie C non c'è fretta, dopo tutto l'ha detto anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro. Che ne sa il sindaco di Bari, ma che ne sa... Fa l'ingegnere il sindaco di Bari, fa il tifoso, giustamente. Però non c'è fretta però di prendere delle decisioni, speriamo che questo avvenga il prima possibile. Scusami, io voglio, scusami se insisto su questo, perché io sto parlando con degli amici di Telebari, sto parlando ai tifosi del Bari, quindi della mia città, però voglio essere chiaro, lo ripeto per l'ultima volta, io non sostengo che il Bari abbia il diritto di essere promossa in Serie B come quarta squadra da portare su. Dico però che oggi la norma non esiste, contrariamente a quanto si è sostenuto, e che sarà competenza del Consiglio federale scegliere tra quelle tre ipotesi che ho fatto prima, se purtroppo non si dovessero giocare i playoff. Antonello, sei stato chiaro e anche prezioso. Spero. Assolutamente sì, leggo tanti commenti sulla nostra pagina Facebook, sulle nostre pagine Facebook. Insomma. Voglio dire solo una cosa da tifoso che segue il Bari dai tempi di Magnanini, di Bredesen o di Cicogna, che se avessimo fatto qualche pareggio in meno all'inizio della stagione forse non staremmo qui a parlare delle sorti del Bari che rischia di farsi un altro anno di calvario in Serie C. Grazie ad Antonello Valentini per essere intervenuto. Grazie a voi, buon lavoro, ciao. Buon lavoro, buona quarantena, anche se ormai è finita, per fortuna, quasi. Beh, qui a Roma l'abbiamo vissuta abbastanza bene rispetto alle regioni del nord, voi ancora meglio, poi da voi c'è il mare che è una risorsa insostituibile. Grazie ad Antonello Valentini per essere intervenuto, soprattutto per il suo commento, insomma è stato... chiaro, il suo pensiero è stato condiviso da molti tifosi del Bari. Allora, per oggi è davvero tutto, l'appuntamento con il Bianco e Rosso TB Sport torna nei prossimi giorni, torna venerdì, sapremo meglio dirvi quali sorprese vi stiamo preparando per la puntata di fine settimana. Intanto però continueremo ad aggiornarvi sullo sport, ma anche sull'emergenza coronavirus, ovviamente sul nostro sito www.telebari.it. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti. We'll be right back.
gotta feel.